Cimitero di Mosul, sta di passaggio per questa città, proveniente da Damasco, il famoso medico Ben Vaiben, con le sue meravigliose droghe, che hanno dato salute e allegria a migliaia di persone. Per 3 giorni soltanto, il savio Ben Vaiben dà i suoi consulti alla locanda della mezzaluna. L'arrivo di questo medico forestiero ha rivoluzionato Mosul. Saranno vere queste portentose guarigioni per cui è famoso? Miracoli dicono le lettere di raccomandazione che per me ha portato. Si dice che in più di una occasione il nostro califfo Solimano volle che gli mandasse qualcuna delle sue specialità. Grand'uomo il nostro califfo. Dicono che per meglio governare Solimano se ne vada spesso travestito per le terre del califfato. Così dovrebbero fare tutti i saggi principi per sorvegliare i cattivi sudditi. E tu dici che questo Ben Vaiben l'hanno raccomandato a te? Sì, porta lettere da Damasco che mi domandano di fargli credito fin quando gli serva. Però non credo che ne abbia troppo bisogno. Ben Vaiben, come ogni saggio, è un fiore di virtù. Vive modestamente, dedito alla sua scienza, lontano dalle frivolità di questa terra. Però ciò che non guasta, la sua scienza deve farlo guadagnare abbastanza. La locanda della mezzaluna è un formicaio di gente. Allora a tutti gratti e buonasera. Figlia. Ora orate, poi tornate per le tante pomate che avrò spallate. Beh, il passo vi lasciate. Sì, sta bene, più tardi. Ah! E pagate al mio servente il modesto valsente del vostro giuramento. La
Questo straniero vorrebbe vedere l'anfora persiana. Sì. Ah, molto sì. Bene, sicuro. Allà allora guida i tuoi passi, Allah. Straniero. Un'occasione unica. Ah, beh, questa è... Devi fingere, mio marito è terribilmente geloso. E mi devo ciucciare il vasone? Oh, non c'è altro rimedio. Se vuoi salvare il mio onore e conservarti la testa, se sospettasse... E se io tagliassi la corda? Non usciresti vivo da Mosul, non saresti il primo. Ah, no? No. Sei sono già le vittime dei miei sguardi. Eh? Bada. Ecco qua. Cosa? È tutto per me? Non sei venuto per l'anfora sapendo che stava in vendita? O è un altro il vero motivo che ti porta qui a casa mia? Oh, ma no, ti giuro, che idea. Tu non sai la voglia che avevo io di un vasetto così per il caffè latte. E poi un piccolo soprammobile è una cosa che fa sempre comodo avere in casa. È una vera occasione. Si tratta di un pezzo raro. Un ricordo di famiglia. Se la dura necessità non mi obbligasse a disfarmene così. Accidenti, se ti dà un dolore tale, io in verità... Guarda, la famiglia è la prima cosa, toh. Tu ti porti l'anfora. È regalata. Ah, beh, se è regalata. 5.000 danari. Eh? 5.000 danari. È tua. Che bellezza. Beh, allora incartamela che poi ritiro il pacchetto. Te la porti adesso stesso. È che non tengo addosso il gruzzolo domandato. Sono partito con gli spiccioli per il viaggio per paura dei ladruncoli di queste parti. Se tu mi dai solo il tempo di raggranellare la sommetta... Va bene. Però per fare le cose in regola, tu portala con te. Io vengo stasera alla locanda per la moneta. Che? Non ti disturbare, ripasserò. Hai tanto interesse a venirmi per casa? No, figurati. A ventosto. Ecco qua i 5.000 denari che ti servono in tanta fretta. E io ringrazio il profeta che mi dà l'occasione di servirti. Prego, l'occasione è tutta mia. Non dubitare che al mio ritorno a Damasco... Ah, proprio ci conto, già che sul momento è tutto quello che ho. Sì. Salvo questo che ti presto, tutta la mia fortuna è impegnata in una grossa carovana che aspetto dalla Persia. Tutto un tesoro di mercanzie. Ah, sì? Beh, ma allora perché vuoi fare delle cerimonie? No. Se Allah mi aiuta quanto prima, la carovana arriverà con tutto. E sarà allora il più bel giorno della mia vita. Sì.
potrò ritirarmi a vivere senza pensieri con la mia unica figlia il resto della vita mia. Beh, allora, già che insisti, io tengo questa pecunia, vado a fare questa affaretta urgente e ci si rivede, ci si... Spero che onorerai la mia casa, ben vai bene. Oh, sì, 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 se non piove. Grazie, e che Allah ti guardi, eh? Che Allah sia con te. Filiamo in fretta prima che questo barbaro venga a pigliarsi il denaro o la cappoccia. Io non so dove vado a pescare le 5.000 cuccuzze. I bucefali sono pronti? Ebbene, come lo trovi? Lo stesso. Non è il suo dolore fisico che mi preoccupa, ma questo abbattimento morale che lo domina. E la perdita della sua carovana che sperava arrivasse. Tutta la sua fortuna ci aveva impiegato. E soffre per questo il povero mio padre. E i dolori dell'anima possano più le cure di una figlia che la scienza del medico. Beh, tornerò domani. Cerca tu frattanto di sollevargli lo spirito. Farò quanto posso da me, ma con l'aiuto di chi tutto può fare. Tutto per causa mia. La mia imprudenza è la sola causa della nostra rovina. Non tormentarti per questo. Ascoltami. 2 giorni fa ho prestato a un medico di Damasco, un certo Ben Vaibè, 5.000 denari d'oro. Con questa somma potrei almeno ristabilire il mio credito. Ma non ho documenti e nessun testimone che provi la cosa. Però Ben Vaibè è galantuomo e virtuoso. Se potessi mandare qualcuno a Damasco a ritirare il denaro prima che qui corra la notizia della mia rovina, io... Stai calmo. Io stessa andrò a prendere questo denaro. Tu? No, non posso esporti ai pericoli di questo viaggio. Con l'aiuto di Allah non mi succederà niente di male. Spero di aggiustar tutto, vedrai. Allah. Domani vado a Damasco. Damasco.
Allah sia con te, mia bella straniera. In che posso servirti? Com'è possibile che non mi riconosci? Fahima! Zubeida! Come tu in Damasco? La nostra salvezza dipende da un prestito che mio padre ha fatto a un certo medico di Damasco, un tale Ben Vaiben. Ben Vaiben? Ma stai tranquilla, allora. Ti potrà restituire fino all'ultimo denaro. Ma adesso vieni a cambiarti. Lo conosci il medico? Sì. Guarda, quello è il suo studio. Prepara il flacone con idromigone e sviluppa capello per questo e per quello. Appresta gli unguenti per il male dei denti e gli altri ingredienti per tutti i pazienti. Oh, ben vai ben, va là che vai ben. La benedizione di Allah sia con te. Bada, occulta le materie prime. Fra poco son cotti i famosi prodotti. E in che servirotti? Veniamo da molto lontano. Siamo stanchi e affamati. Mm? E ti domandiamo in grazia asilo e ristoro. Lo straniero che viene qua? Sempre un gradito ospite è di Allah. Però vedi la pochezza della mia domestichezza, con la scienza in ristrettezza. Nonostante la grandezza e la bellezza dello studio, la miseria e il cor mi spezza. Perché non vai dalla mia vicina Fahima, la profumiera opima? E sei buona con i pellegrini ed i suoi affini. Da lei andremo in cerca della carità che ci bisogna. E qui di fronte. Dervisci. Mai non si dia ricetto sotto al mio tetto, al topo, al pellegrino e ad altro insetto. Tranquillizza la tua anima e rinfrescati gli occhi. Abbi fede in Allah che allevierà tutti i tuoi mali. Benvenuti siate nella mia casa, santi dervisci. Che Allah sia con te. Veniamo a chiederti ricetto. Non solo ricetto, ma anche ristoro vado a prepararvi. Fiori di bontà nascono dalle tue mani. Passate. Perché non vai alla casa di Ben, vai Ben? Non mi fido così sola, se tu mi accompagni. Riposate, aspettatemi, adesso torno. È graziosa la straniera. La pace sia con te, vicino. Ah, tu discesa fin qui, urì del paradiso? In che posso servirti? Devo parlarti di un affare. Ah. Ti ricordi di Omar, il commerciante di Mosul? Oh, sì, ho un dipresso. So che gli vanno molto bene gli affari, Mio padre ha perduto tutta la sua fortuna. Oh, sul serio? Disgraziatamente è così, ed è infermo. E occorre la mia scienza? No, volevo solo ricordarti che un giorno ti ha prestato 5.000 denari d'oro. Ah, verissimo. Non c'è nessun documento che lo prova, però
È vero? Se tu potessi restituirci... Lo credo che lo potrei. E mi fa piacere prestarmi in un'occasione che lo salva di certo, sicuro. Anzi, vado subito. Aspettate. Ah, però, chi mi dice a me che questa è la pulsella di Omar? Io? Non ti basta? Ah, come no? Basta la mossa, come no? Però... Cosa dici? Che non si scherza con la moneta. 5.000 danari è una sommetta che non so se mi spiego. Ha ragione. Sono proprio Zobeida, la figlia di Omar. Ah! Figlia di una mignoglia! Che facciamo? È svenuto. Strano. La tua bellezza l'avrà impressionato. Aiuta il padrone. Svelto. Fagli odorare qualcuno dei suoi sali. Somministrali uno dei suoi rimedi. Oh, no. È meglio di no. Perdonami. A momenti la tua bellezza mi manda dritto al creatore. Non so più quel che faccio, né quel che dico, né quel che penso. No. Quello che penso sì, però. Che cosa? Sono venuta solo a parlarti. Ah, sì? E allora parliamo, parliamo. Però non qui. Questo misero stallazzo non è degno di ospitarvi. Favorite nel palagio. Palagio? A guardare la bottega non deve essere molto accogliente. Così credi tu? Così credono tutti. È che non voglio a me davanti né l'invidia degli astanti né la gola dei briganti. Dice il saggio, la bellezza più è nascosta più s'apprezza. Passate. Passate, bimbe. Siamo pronti, fontane, musica, profumi, rinfreschi. Soltanto domandarti la restituzione del prestito. Già, io non ho niente in contrario a restituirti quel pizzico d'oro. E anche di più, molto di più. Sempre che tu sola, venga a prenderlo stanotte a casa mia. Mia sultana, mio divano, mio divin divano letto. Ma che stai dicendo? Oppure dimmi tu dove meglio ti piace, Speranza Bruna. Che svergognato. E se io ti dicessi un bel no? Allora, siccome in giro non c'è nessun papello scritto, diciamo buonanotte al secchiello e ciao. Ma com'è possibile? Saresti capace? Ah, come no? Come no? Non mi conoscete. Abbi pietà di Zobeida. Sii generoso con me.
E tu non mi vuoi dedicare un sorriso? Sentimi qui, cosa provo, mia cara, ascoltami qui, quale emozion passano già nel cinquantenne mio cuore, dei palpiti che dan la grande passion, ping-pong, ping-pong, senti quanta eccitazione, ping-pong, ping-pong, a momenti m'abbandon, dentro me non c'è più visceri, ma soltanto c'è un ciclone. Non insistere, è inutile. Che proprio niente. E che devo fare? È un capriccio? È un dovere. Né ora né mai consentirà. Allah ti protegga, non io però. È un bandito. È un miserabile. Vieni, andiamo. Che Allah ti confonda. Che Allah ti maledica. Temi la collera di Allah. Allah, Allah, alla notte verrà, ne sono sicuro. Vedi com'è crudele la mia sorte. Non disperare, troveremo di meglio. Però come? Sono a prove con me. Le troveremo. Vieni, a Damasco c'è giustizia e autorità. Ricorreremo al Cadì. L'unico buono fra la gran turba di funzionari che ti sta qui. E non il mondo, e lei cadì. L'unico buono fra la gran turba di funzionari che ti sta qui. Ah, sono l'uomo più impressibile. Sì, nel globo e nell'Oriente. Ah, sembra incredibile. Sono pure intelligente. Mia verga giustiziera che mi riservo per la gente. Non c'è barba di profeta che la pieghi mai per niente. Libero son io, scevro di malizia, vindice supremo di giustizia. Ecco qui la gente pronto ad acclamar, sempre allegramente bisogna passar. Hello, hello. E là c'è Gran Limon, c'è qui il Cadì, l'unico volo con la gran turba di funzionari sta qui. C'è un Gran Limon, c'è il Cadì, l'unico volo con la gran turba di funzionari che ti sta qui. Nessuna novità in mia assenza? Un messaggio del Gran Visir. Che Allah gli prolunghi la vita. E... Uff. E che vuoi? Uff. Ti ordina di partire immediatamente alla cattura del bandito Kafur, che ha commesso i suoi ultimi misfatti nei dintorni di Damasco, con la consegna che lo si porti in città, vivo o morto. Ah. Adesso sì che il Gran Visir mi ha onorato con un incarico gradizio. Perché a quanto dicono questo Kafur è una specie di leone del deserto e i suoi uomini la gente più feroce che ci sia in tutta l'Arabia. Pare che ultimamente... Giustizia, Gran Limon! Giustizia, cadete Damasco! Lasciatele passare. Veramente c'è un orario speciale per dare sentenze. Però,
se possiamo fare un po' di straordinario? Sì che puoi farlo, sta nelle tue mani, Cadidi Damasco. Parlate, siate brevi perché ho cose molto importanti da non accudire. Che volete? Giustizia, contro il medico Ben Vai Ben. Rifiuta curarti qualche doglianza? Perché in questo caso dovresti ringraziarlo. Sì, nega di restituirmi una certa somma che gli prestò mio padre. Possibile. E non sa questo popolatore di cimiteri che in fatto di prestiti io sono implacabile? Siccome disgraziatamente io non ho prove, invocai il suo onore. Mi disse di alzare questo velo e al vedere il mio viso... Beh? Non posso. La vergogna mi brucia le labbra. Io te lo dirò. Mise come condizione che essa stessa andasse stanotte a trovarlo. Top! Miserabile! Farò che ti riporti il denaro e gli diano 100 frustate. Che Allah versi su di te le sue infinite grazie. Tutte le sue grazie. Non c'è di che. Però dimmi, chi ha trovato in te questo avvelenatore da negarti il riconoscimento dell'obbligo suo? Chissà, gli sarò sembrata forse bella. Bella? Bella, a Damasco ce n'è di quelle che levati. Beh, infine, solleva questo velo e usciamo dal dubbio. Mi discopro? Per la giustizia sia tosto bando all'occulto. Lasciatemi. No, non è niente. Potete ritirarvi. Maomet, che disastro di bellezza. E che pensi, Cadì? Penso che se io castigo Ben Vai Ben e gli faccio restituire il danaro, tu in cambio, Basta, capisco. Ah, bada bene che io non ho nessuna prova. Che debbo far giustizia per sentito dire. E se mi nego? Allora, mia colomba, nulla ho sentito. Hai visto? Il cadì è tanto miserabile come il medico. Che fare adesso? Andare dal Gran Visir. Il Gran Visir. Però, come arrivare fin là? Non nega mai udienza a quanti arrivano al suo palazzo. Thank you.
Lasciate questa donzella. Avvicinati. Se chiedi grazia, sarà fatta con giustizia. Per Allah, ma se è vero quello che sto leggendo, ad essere un giustiziamento esemplare. Avrai giustizia, donzella. Le tue parole mi ridanno la vita. Permetti che ti baci le mani. Baciami pur, donzella. Fare giustizia. Ti faccia giustizia. Io niente posso fare. Che ti cercano tutti e tre, tu li inviti tutti e tre questa notte. Li invito? Certo, e ti giuro che nulla avrai da temere. E dove devo invitarli? Non conosci un posto appartato? Avrei una casa in campagna, ma è nei dintorni della città. Nessun posto migliore. Invitali lì, all'ora in cui sale la luna. Però... Fidati di me e di chi è onnipotente in tutte le cose. Mi raccomando il maggior segreto. Gli avverto subito. Issem! Corri al quartier del Cadì e digli da parte di Zobeida. Si parta immediatamente per la cattura del bandito Kafur. Subito tutti gli uomini alla porta del quartiere con armi e munizioni. Proteggete le righe. Thank you.
di verde rame di qualità. Metti, metti giù. Basta. Ecco. Se con questo non ci facciamo lo sbrillo come fosse dorato, io non so con che. Ricompensarti. Solo Allah potrà ricompensarti in misura al tuo merito. A me, mie schiave, riscaldate l'acqua, preparate la melassa, avanti, avanti, sotto, marsh! Di Palmira che vengono a farti una serenata in nome del Cadì. Il Gran Visir ti manda questo fiore e questo poema. Il medico Ben Bai Ben ha anticipato e aspetta basso. È già tutto disposto. La cena, le musiche, le ballerine. Purché voglia il cielo che il santo dervisce non ci abbandoni. Abbi fede, non mancherà la sua promessa. Noi due non facciamo altro che seguire le istruzioni che ci ha dato. Sei grande, Maometto. Non sei protervo con questo tuo povero servo. Pensare che questa bella magnolia rosa è lei che mi invita qui questa notte. Sento una voce che chiama, mulgendomi suavemente. Ben Bai Ben! Sì. Ben Bai Ben. Mia pelle? Oh, è un inganno dei miei occhi. Eri tu quell'uomo che conobbi stamattina alla bottega del medico? Eh? O saresti un astuto garzone che prende il suo nome? Ah no, vengo dalla bottega, però non sono il garzone. Deve essere il fasto che mi conferisce. Già. Io vado. Che Allah ti colmi di fortuna. E a te di rimbalzo. Ti aspettavo. Sì? Vieni. Siedimi qui a fianco. E parliamo di amore. E parliamo di... Senti, se tu corrisponderai al mio amore un tantino così, ti coprirò di pietre preziose. Ti comprerò un bel palazzo che è tutto un arazzo. Sono disposto a spendere per te tutta la mia fortuna. Sì? Sì. Parte. Parti della mia fortuna. È arrivato il Cadì e vuol vederti. Ah, è qui il Cadì? Sì. Ah,
fino da questa mattina mi perseguita. E il fatto è che se mi incoccia qui, sono bene fritto. Posso fingere che sono venuta a meno, che ho domandato una visita e che tu mi stai soccorrendo. Ah, mica male l'idea. Facciamo la visita. Tu sei venuta a meno di 33, anzi 66, che è più grave. Beh, che significa questo? Com'è? Forse Zobeida... Poco fa si è sentita indisposta e è stato necessario chiamare il medico. Niente, niente. Per ora non mi pare roba allarmante. Il disagio del viaggio, le emozioni, ma niente, niente, robetta. Inizi. Buonanotte. Questo ciarlatano mi va a rovinare tutto. È grave l'indisposizione? Non mi azzardo a pronosticare. Questa notte farò un esame più completo. E per intanto ho da prescrivere il silenzio e la solitudine più assoluta. E si capisce il riposo più completo. Ascolta me, vai bene. Se tu non cambi radicalmente la prescrizione, ordinerò che ti leghino alla coda di un cavallo e ti diano 80 frustate. 80 mi sembrano esageratelle. Decidi. Considera che può aggravarsi allora la mia responsabilità. Perché non aspetti fino a domani? Ho detto di no. E in questo caso? Indica tu qualche altro rimedio e... su, sbrigati. No, no, non ho bisogno di farmi annunziare. Oh, il gran visir. Il gran visir e io sono qui. Maometto, me l'hai fatta. Per il Corano, non speravo di trovare tanta buona compagnia, bella Zobeida. Però, visto che giustizia m'hai domandato contro questi due, e tutti e due li trovo da queste parti, afferro a due mani l'occasione. Ora ti spiegherò. A sera tardi mi sentii turbata da un male strano e Fai mandò in cerca di un medico. Questo spiega la presenza di Ben Baiben, però... E il Cadì? E io che lo credevo già volato sulle orme del bandito Cafu. Fin da questa mattina io non seguo altre orme. Però poco fa ho sentito qui come un capogiro. E tutto cominciò a ballarmi intorno, mi spiego. L'unico medico nel quale io ho fiducia è il savio Ben Vai Ben. Mi dicono che l'avrei trovato qui, io corro a cercarlo, infatti lo trovo e allora... Effettivamente, signore, lo abbiamo auscultato. E il suo male è molto grave. Ecco. Ah, sì? Peripatato cronica cerebrospinale con contorno. Effetto del moto che fa che produce un'eccitazione tanto perniciosa che se vuoi ridargli la salute, devi immediatamente destituirlo dalla sua carica perché si riposi in pace. Le bande di Cafur hanno circondato la casa. Cafur! 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 Cafur!
veniamo dalle arene dove nascono i leoni e siamo affamati e affaticati. Kafur, di quanto c'è in questa umile dimora, puoi disporre a tuo agio. Gradisco la tua sollecitudine. Trattandosi di donne mi sarebbe odiosa la violenza. E se avessi sentito un rifiuto tuo... Entra. Questa schiava è di una bellezza singolare. Non è una schiava, è di mia famiglia. Kafur! Abbiamo preso queste due lepri, ma forse non sono che conigli. Ah. Vedo dunque qui niente meno che il Gran Visir e il Cadì di Damasco. Pietà! Grazie! Fammi grazia! È inutile. Io non sento pietà che per quelli della mia razza. I criminali, i banditi. Se foste dei miei, forse vi compatirei. Ah, beh, in questo caso io... Forse noi ci intendiamo. Già! Cosa dite? Io, per esempio, ti sembro una faccia da galantuomo, no? Quasi. Guarda, da che faccio sentenze, con una mano piglio l'oro e con l'altra scrivo. Ah, non si scherza mai con la mia giustizia. E se c'è una donna di mezzo? Oro in natura. E tu, Gran Visir? Io meglio ancora. Io commercio in impieghi del califato e autorizzo i compratori a sbrigarsela da sé col popolo. Se il popolo protesta, botte come se piovesse. E tutti sono contenti. E il califfo ignora tutto questo. Il califfo! Il califfo! Ma si è stupido come un cammello. Una zucca d'estate con turbante. È tutto quanto volevo sapere. Pigliatemi questi due furfanti e metteteli dentro fino a nuovo ordine. Come però? Domando la parola! Ma è così che si esercita la giustizia in questo paese! Io sono Gran Limon, sono il Cadì, lasciatemi! Lasciatemi! Hanno detto che c'era alla festa anche un certo famoso medico. Nessuno di voi avrebbe il coraggio di correre a Damasco per avvertire le guardie del Cadì. Lo pagherei bene. Io ci andrei, ma certo che ci vuol coraggio. E io pago tutto il coraggio che ci vuole. O almeno datemi un travestimento, così vestito è impossibile. Avresti il coraggio di travestirti da... Ma per raccontare balle io vado anche nudo, vado. Vieni con me. Non sono dei santi. Hanno tutta la notte per divertirsi come vogliono, mentre la giustizia di Damasco dorme credendoci lontani. Guardate un po' in che pasticci uno si mette. Così ti sarà più facile uscire. Ah, aspetta.
Tieni qui, aiutami. Vediamo un po'. Oh, dimenticavo il meglio. Sto bene? Fai piuttosto schifo, sì. Lo credo. Andiamo. Ehi, piccola, bionda, pupa! Volete me? Accostati, senti, bellezza. Io darei mezza fortuna a chi corresse a Damasco ad avvertire le mie guardie. E io l'altra mezza. Che cosa ne pensi? E perché no? Io ho buone gambe con queste due mezze. Tu? Ben vai ben? Sì, io, però non perdiamo tempo. Presto, fuori il conquibus. Ti faccio due cambialetti. No, io tratto solo a contanti. E se te la squagli? Già, perdiamo la gallina e l'uovo. Bene, addio. Buon viaggio. Buona fortuna. Speriamo di trovare una via d'uscita. Bisogno questo sabato di una donna muta. Vieni qua, non mi hai detto ancora dove andavi. Io? No, tu. Vai. La tenda. Vai a Damasco. E che vai a farci? Tuo figlio. Tua madre. Tuo padre, vai a vedere tuo padre. Morto. Malato? Sì, figliola, ti porto a Damasco.
però non lo dire a nessuno. Oh, e come posso dirlo se sono muta? È vero, hai ragione. Sono proprio uno scemo. Ecco, ecco qua. Monta prima tu, tesoro mio. Su. Ora io... Conducetemi dal vostro capo, ho una missione segreta. Ma tu non sei una donna. Ma no, sono un uomo. Presto, non perdiamo tempo. Fate economia di sorpresa. Comprenderete già che cose molto gravi stanno succedendo se mi vedete a quest'ora e conciato in questa maniera. Cosa c'è? Quanto date per il bandito Kafur in buono stato? Si può fare un buon prezzo. Mille danari. Più forte. Mille danari. 2000 è aggiudicato. Dove sta? Piano, moneta alla mano perché a me non... Adesso parla. Un momento. Che offerta mi fate per un cadì di Damasco nuovo nuovo? Cosa? Parlo turco? Quanto? 2000 denari. Non un soldo di più. Se si parla a prezzo di calmiere capisco andrebbe bene, ma per 4000 è regalato. Ma si può sapere, o no? Calma, non chiudete che abbiamo il pezzo più raro dell'asta. Quanto pagate un gran visir fresco della giornata? Scherzi, un gran visir? Stanno tutti e due in mano di Kafur. Ah, 3000? Oh, si motteggia, 3000 danari un gran visir? Ma lo sai o non lo sai che cos'è un visir? E lo sai come si pagano i visir quest'anno? 4000? 5000. E bada che svendo la merce a questi prezzi. E però, trattandosi di voi... Vado a regolare la cassa e mi abbiglio a modo. Voi formate la guardia e poscia seguitemi. Tutto è disposto. Che fosse il medico? Nella casa campestre di Faima, profumiera di qualità, chi li vuole li trova là. Solo sono 30 belve o 30 erotte. Buonanotte. Un momento. Tu vieni con noi. Chi? Io? Ma se non risulta vera la denuncia, si tratta di panzà. Oh, forse si nutre dubbio su di me, ma io sono uomo di scienza e mi fa male girare di notte. C'è il babau, perché io... Questo è il tuo cavallo. Oh, guardate che io non rispondo. O vieni o risputi fuori il denaro. No, il denaro mai. A cavallo! Avanti!
ci ha ingannato. Non c'è nessuno. Adesso vuoi vedere che Cafour se li ha papati tutti i prigionieri? Seguiamo le tracce. Queste tracce ci dicono che qui si è fatta un'orgia vera e propria. La sbornia ti ha fatto vedere banditi. Oh, io ti assicuro che... Abbiamo messo sopra la casa senza trovare anima viva. C'è stato Cafour con 30 cafurrini. Era meglio che la sbornia la digerivi. Ah, guardate. E questo? Beh? Il velo di Zobeida. All'ombra di questo velame era nascosto il sole di Damasco. Ne sei sicuro? Ah, chi ha aspirato quel profumo una volta non può dimenticarlo. Questo velo non prova la presenza di Cafour. Eh? Al contrario, esso mostra che quel mostro la insequestra prigioniere con tutti in suo potere. Ah. Torniamo a Damasco. Tiri fuori il denaro che ci hai imbrogliato, riaspetti a digerire in carcere la sbronza, e pagherai, per esserti burlato della giustizia, una multa di... Di quanto, Rasin? 1000 denari. 1000 denari? Tu non sai quanto vanno i medici quest'anno. Per 3000 è reparato. 3000 denari? No. Sono disposto a darvi Cafour per reclam. E se a voi altri non importa un accidente del cadì e del gran visir, la magnolia me la pappo me. Io solo. Hai 5 uomini spiccioli? Eh? Bene. Ma bada che ti impegni a darci il bandito Cafour vivo o morto. Senza lui non pensare di presentarti a Damasco. Ti aspetta la prigione e non ti lasciamo nemmeno la camicia. Facciamo 8? 6. Perché sei tu? 1, 2, 3, 3 e mezzo, 5 e 6. Partiamo! Niente. Non si sa un accidente. La terra non si li è mica succiati. Io poi mi vado a compromettere con questo caldo. Ah, chi me l'ha fatto fare a me, Allah, dimmelo tu. Che c'è? Questo voleva svegnarsela non appena ci ha visti. Guarda se ti serve. Beh, se è quanto di meglio offre la piazza. Bene, con questo qua possiamo tornare a Damasco. Non ci pensare. Vedrai che è per semplice formalità, bello mio. E ti ricompenserò. Vitto lavato e stirato. Tu mi salvi la pelle. Isso è là. Non mi fare lo scemo, che con me c'è poco da scherzare, eh. Mi duole di abusare, ma tu fungi da caccia sui maccheroni. Andiamo! Su, calmati! No, no. Ogni ora che passa io ne capisco meno di prima. Quest'uomo ci porta in un posto che non conosciamo. Ma dove siamo e che succederà adesso di noi? Però non ricaviamo niente col disperarci. Ah, non è cosa da disperarsi mentre mio padre poveretto aspetta da me la salvezza a vedermi nelle mani di un bandito? Abbi fiducia nei santi dervisci che ci consigliarono. Tu dove pensi che possiamo trovarci? Forse vicino alla casa dove eravamo stanotte? Avessi visto la strada almeno. Se non sbaglio non siamo molto lontano da Damasco. Il califfo Solimano, nostro signore, vi manda questi vestiti e queste gioie perché vi concede udienza. Il califfo?
Dimmi un po', dove siamo? A Damasco, fin da questa mattina. Oh, il califfo Solimano sta in Damasco. E come vi dico. Ma allora Kafur? Le truppe del califfo hanno vinto i banditi. E hanno preso Kafur? Solo Kafur è riuscito a scappare, ma prenderanno anche quello. Quando volete. Ma che ci porta il medico Ben Vai Ben? Chissà. Dicono che ha catturato Kafur. È possibile? Sì, sì, ve lo dicevano adesso. Si è battuto da solo contro 9. Andiamo, brutto fellone! Scusa se esagero un poco, ma lo faccio per la platea. E ha ammazzato i 20 e ha acchiappato Kafur. Ma è un eroe! Viva Ben Vai Ben! Che abbiano mangiato tutti la foglia e si divertano un fregone? Ecco qua il terribile Kafur. Come vedi, ho una sola parola. Ben Vai Ben, il califfo sa che sei arrivato e vuole vederti. Cosa, il califfo? Già cominciamo con le facezie? Il nostro potente signore sta in città fin da questa mattina e vuole felicitarsi per la cattura di Kafur. Beh, senti, perché disturbarlo? Io vi restituisco il valsente e abbiamo scherzato. Eh? Andiamo. Allora non si gabba. Bene, a te ti suonano. A me invece... Maometto, ce l'hai proprio con me. Alzatevi, creature mie. Tu. Avanzate. Che il mio travestimento vi confondesse, lo comprendo. Ma che la mia voce non mi rivelasse. E chi poteva pensare che Kafur fosse il santo derviscio? Gratta il derviscio e troverai il califfo. grazie a te, Zobeida, che ho ben visto come s'amministra a Damasco la giustizia e che razza di furfanti governassero il mio popolo. E cosa più soda, sai, ho visto questo fiore abbondante di virtù come una rosa. Questa è, musulmani, la fanciulla che mi prendo per sposa. Come tale dovete venerarla fin da oggi. E vi dico che spero la mia giustizia sia come seta di Damasco. E tutto andrà liscio come Damasco di vera seta. Che vedo? Ah, eccolo là! Quello è il vero Kafur! Pigliatelo vivo! Che non vi sfugga! Il califfo! Accostati, savio Ben Vai Ben. Maometto, adesso sì che m'hai fregato. Nelle pagine trasparenti dell'aria sta scritto che chi semina bene raccoglierà bene, chi semina male
raccoglierà male. Ma tu hai seminato proprio bene. Ti meriteresti la galera a vita. Ma tu saresti capace di rovinarmi pure le galere damascate. Però hai meritato il guidardone catturando il vero Cafour che sfuggiva alle mie truppe. No, questo non è il vero... Guarda tu stesso se porta come il vero Cafour un pugnale tatuato sul petto. Eh? Ce l'aveva sotto! Allora voglio premiarti, anche se do un dispiacere al mio popolo. Alzati in piedi. Ben vai ben, ti nomino Cadì di Damasco. A me? Maometto, t'ho fregato.